Noi ci conosciamo da, insomma, da una vita per altri motivi, insomma, sono quegli incontri della vita che si fanno, poi si perdono, poi ci si ritrova. E mi ha raccontato intanto, prima di tutto, di questo impegno, di questa volontà di fare del bene chiamiamolo angolo di Africa, adesso poi naturalmente approfondirete bene le tematiche di questo, però insomma mi ha fatto capire che dietro alla sua idea artistica c'era un importante progetto benefico, quindi che dedicava poi questo sforzo, questo impegno, questa passione a delle persone che ne avrebbero avuto davvero bisogno. E poi mi ha raccontato appunto dell'idea artistica che in qualche modo avrebbe supportato questo obiettivo, e mi ha introdotto, diciamo così, nel suo amore per la mitica Marilyn, che è una passione condivisa da, credo, da tutti coloro, soprattutto gli uomini che hanno più di 50 anni, ma in generale è condivisa, perché Marilyn ha sempre lasciato di stucco chi l'ha vista recitare, chi l'ha vista cantare, chi l'ha vista far ridere, perché insomma in molti film che ha fatto anche ridere e sorridere. Ma la sua dedizione è davvero speciale, lo ha portato a scavare dietro alla facciata di questa star così, così amata, così di grande successo, di grande fascino, come poi ci farà vedere, scavando, lui ha trovato la persona Marilyn e ha avuto questa idea geniale, poetica, di raccontare questo mito che è stato vissuto, che è stato ricevuto dal pubblico in maniera a volte superficiale, attraverso le sue foto abbinate a testi di varia provenienza, che potessero in qualche modo amalgamarsi, no? con il suo cuore, con la sua avventura, con la sua storia e con il suo spirito, ovviamente suo, mi riferisco a Marilyn. Insomma, ha realizzato per ogni foto quella che i greci definivano una crasi, no? Loro lo dicevano per due parole, lui lo ha affuso in realtà elementi, mondi apparentemente lontani fra loro. E insomma mi ha raccontato questa cosa, mi ha dato un'idea, mi ha fatto vedere una sola foto con un testo abbinato e mi ha veramente sedotto, perché ci ho visto veramente tanta passione, tanto amore. So che ha scavato per anni, forse per decenni, dal 1992, quindi a fare i conti sono 23 anni, su questa passione per arrivare a questo. Sapendo anche che tutto questo poi sarà abbinato anche all'aiuto per queste persone bisognose, diciamo che sono diventato ancora più tifoso di questa mostra del nostro Alessandro Giunta. Quindi in bocca al lupo e grazie per avermi invitato.